Scalpelli e martelli alla mano, i ragazzi della quarta A delle arti figurative dell'Istituto Nolfi a Polloni di Fano sono al lavoro per il restauro della fontana che fino a luglio del 2019 sorgeva nei giardini di Piazza Amiani, ora sostituita con la Concordia, scultura creata dall'artista Giuliano Vangi. Le operazioni sono già iniziate lo scorso febbraio con la rimozione del calcare presente su tutta la struttura, che ha raggiunto quasi 2 cm. Il lavoro è stato redatto dall'insegnante Paolo Tosti. Questo è uno dei progetti che consolidano un pochino quelle che sono le caratteristiche della nostra scuola, ovvero andare a interagire con il territorio e soprattutto dare delle opportunità che non siano strettamente legate a quelli che sono gli indirizzi di studi, ma siano anche affini e parallele a comunque il percorso che i ragazzi stanno svolgendo. E quindi anche il restauro, come tante altre cose, viene contemplato e approfondito grazie anche alla professionalità dei professionisti che ci aiutano. Infatti all'interno del laboratorio sono presenti diverse figure, come il restauratore Daniele Nardini, che ha prima spiegato ai ragazzi quali tecniche usare per un restauro e poi suggerendo e consigliando i metodi di lavoro. Questa cosa li sta entusiasmando molto, io per primo, in quanto anche io ho fatto la scuola d'arte, e mi piace proprio l'idea che ci sia uno sbocco anche da questo punto di vista. Poi li ho visti veramente anche molto attenti ed è stato proprio più piacevole riuscire comunque a interagire insieme a loro. Penso che la scuola debba fare proprio questo. Poi è molto importante il fatto che loro vedranno una fontana da loro in parte restaurata o comunque coordinata direttamente sul territorio. Una volta terminata l'attività, entro il mese di giugno, la fontana verrà installata al centro di Piazza Marcolini, dove è in programma la riqualificazione dell'intera area. Restaurarla è sicuramente un'applicazione che a loro ha entusiasmato molto, perché naturalmente mettono a disposizione la loro arte, si applicano e si conoscono anche, conoscono le proprie abilità, perché il restauro è anche una disciplina nuova anche per loro. Quindi ecco, sono molto contenta e soddisfatta che anche loro diventino protagonisti di un pezzo della città. La fontana, che ha una lunga storia, è stata realizzata a metà degli anni 50 proprio dall'Istituto Apolloni e vede al centro una stele decorativa in marmo con inserti policromi in ceramica. A distanza di anni, la stessa opera viene oggi restaurata dallo stesso istituto. È un'esperienza davvero davvero bella, nuova, che aiuta a capire anche in ambito del lavoro cosa devi fare prima di determinate cose, gli utensili, come usare gli attrezzi e la sicurezza, ed anche soddisfazione, perché a volte scopri anche cose nuove nell'opera. È sicuramente un'esperienza formativa anche utile, perché comunque ci ha messo davanti al mondo del restauro, ponendoci anche dei nuovi materiali, dei nuovi prodotti e metodi, diciamo, di lavoro che prima non conoscevamo, quindi sicuramente interessante. Questo progetto è stato molto bello, anche con i miei compagni, è anche divertente lavorare e sono contenta di stare con i miei compagni, perché sono davvero super cool.